festa al Tennis Club Baratov, che in questi giorni ha avuto l'onore di esporre nella sua bacheca trofei la Coppa Davis vinta da Sinner e compagni azzurri a Malaga dopo 47 anni di attesa. Un trionfo che la Federazione Tennis e Padel sta celebrando con un tour per le regioni italiane che da venerdì scorso ha toccato Pesaro. Prima a Casa Rossini per poi spostarsi in quel circolo che ha ospitato un match di Coppa Davis in ben 3 edizioni. Grandissimo onore, ma anche orgoglio, partecipazione. Lo potete vedere dal numero di persone che da ieri fino ad oggi praticamente ha riempito il circolo. Persone che non avevamo mai visto e di conseguenza proprio vuol dire che c'è un interesse vero nei confronti di quest'icona praticamente mondiale che è la Coppa Davis in assoluto. Quindi qualcosa di estremamente coinvolgente da un punto di vista emotivo, ma anche, come posso dire, trascinante nei confronti dello sport. Questa era una città che meritava questa possibilità, perché è una delle poche città in Italia che ha ospitato ben 3 edizioni della Coppa Davis. Quindi è una città che vive di sport, è una città che ha cultura di sport, è una città che negli ultimi anni ha dato tanto anche al tennis, non solo marchigiano, ma nazionale e internazionale. È una città che in questo momento ha forse il prospetto in assoluto migliore rispetto agli anni, insieme a Jannik Sinner, del tennis italiano. Quindi ci auguriamo che, oltre a vederla qui, un pesarese possa essere protagonista di future vittorie. Da Sinner fino al pesarese Nardi, le nuove leve stanno dando enorme prospettiva al tennis nazionale. Sì, perché quando vince un giovane io penso che sia di stimolo un po' a tutti i movimenti sportivi, e così come Jannik Sinner in questo momento è lo sportivo in assoluto numero uno per quanto riguarda l'Italia, ma a livello mondiale, quello che è stato per qualche tempo fa Alberto Tomba per lo sci piuttosto che Valentino Rossi, io penso che Jannik Sinner in questo momento sia lo sportivo in assoluto in prima vista per tutto quello che è il movimento mondiale. E di qui sono sicuro che Luca Nardi, se con, che io reputo sempre grandissime capacità e possibilità, oltre che un grande talento, possa anche eguagliare quelle che possono essere state e saranno i successi di Jannik. Da mercoledì il trofeo continuerà il suo viaggio da Pesaro verso Macerata. Intanto il circolo Baratov sogna di raccogliere altri match di Coppa Davis. Si dice che non c'è 2 senza 3, ma spesso se arriva anche il 4 sarebbe la cosa migliore. Noi abbiamo già ospitato 3 volte a Pesaro la Coppa Davis, probabilmente, visto che le edizioni passate sono andate benissimo, sia come risultato che anche come partecipazione di pubblico, probabilmente succederà ancora. Me lo auguro di cuore, con Jannik, che seguo anch'io da quando praticamente aveva cominciato a prendere la racchetta in mano, ma soprattutto Luca, che ho visto crescere proprio giorno dopo giorno all'interno della nostra struttura.